Bene, grazie. Dicevo, benvenuti e benvenute alla prima iniziativa della sedicesima edizione del Thriller Film Festival. Chi è in questa sala sa che è un progetto che ha il compito e l'obiettivo di sviluppare l'amore per la lettura attraverso il cinema e attraverso la rete. Mi delega a moderare questo incontro il dirigente scolastico Marco Taroni, che non ha potuto essere presente e che saluta il pubblico in sala, il pubblico che ci ascolta in streaming, i relatori a questo tavolo, soprattutto i nostri illustri ospiti. Io ritorno a coordinare il book trailer dopo qualche anno di sosta, ma l'ho visto nascere. È un lavoro che faccio volentieri insieme alla mia collega Alessandra Tedeschi, che vi saluterà con un breve saluto. Grazie Laura, è un grande piacere per me essere qui oggi come referente del Thriller Film Festival. Sostituisco due bravissimi colleghi, Ilaria Cubetta e Alberto Doscioli, che hanno lavorato in questi anni facendo crescere il Thriller Film Festival e soprattutto allargando la nostra platea all'Europa. And I'd like to say welcome to our partners. It's a great pleasure to have partners from different countries in Europe, and they are from Croatia, Romania, Poland. They are here with us and they are joining this project. So it's a great honor for our school to have partners all around Europe. Grazie a voi che siete qui, perché per noi è un'occasione importante per lanciare la sedicesima edizione del Thriller Film Festival. Quest'anno lavoreremo insieme per darvi la possibilità di poter migliorare, diciamo, le vostre competenze tecnologiche, perché ci aspettiamo meravigliosi e numerosi booktrailer da parte di voi studenti. È un grande onore, posso dire, ospitare qui l'attrice Milena Jukotić, e sono emozionata, lo vedete, perché comunque anche per me è una nuova esperienza, e lascio a Laura quindi adesso di fare gli onori di casa. Grazie Alessandra, io ho il compito di presentare le persone che sono sedute a questo tavolo con me, che sono tutti amici del Book Trailer Film Festival e anche collaboratori. Innanzitutto Giovanni Scolari, che è presidente della giuria junior fin dalla sua nascita e animatore della rete Cinema e Scuola della nostra provincia, critico cinematografico. Come lui è critico cinematografico Massimo Morelli, che questa scuola conosce molto bene, perché è presidente fin dalla prima edizione della giuria italiana del Book Trailer. Sono entrambi incaricati di funzioni speciali all'interno di Agenda Cinema, che è un nuovo cineclub Fedic nato quest'anno a Brescia. La Fedic collabora con il Book Trailer fin dal 2010. Agenda Cinema è una nuova realtà, Giovanni è presidente, Massimo vicepresidente. Condurranno entrambi l'intervista insieme ad Alfredo Baldi, che è il nostro gradito ospite. Alfredo è competente studioso di storia e tecnica del cinema, saggista, scrittore, ha lavorato per molti anni al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove è stato dirigente anche della Scuola Nazionale di Cinema e della Cineteca Nazionale, che raccoglie più di 60.000 pellicole. Già avete riconosciuto Milena Jukotić, attrice italiana in più di 100 pellicole. Io direi, dopo averla conosciuta, posso dire, dopo averla conosciuta personalmente anche ieri, l'antidiva gentile, che però firma autografi. Ieri è stata riconosciuta da tante persone in centro,
che volevano fare la fotografia con lei, che le chiedevano l'autografo. Ci tengo a dire che è nel pieno della sua carriera, è interprete del recentissimo film del 2022, Dante, di Pupi Avati, che, il 29 settembre sarà nelle sale, e attualmente è impegnata in tournée con Maurizio Richetti per uno spettacolo teatrale. Maurizio Richetti, io spero che lo ricordiate come amico del Buttrailer. Forse i ragazzi appena venuti al Carini non lo ricordano, ma nel nostro sito c'è memoria di lui. Milena Vukatic ha voluto che questa mattina si parlasse di Fantozzi contro tutti. Ci dirà poi perché questa scelta, nonostante appunto le 100 pellicole in cui ha lavorato. E ti abbiamo invitato a vederlo in streaming, perché ci piaceva pensare che a scuola non basta parlare di cinema, in realtà bisogna vederlo, se poi lo si vede nelle sale ancora meglio, ma sappiamo benissimo quanto sia comodo anche per consentire ai nostri partner stranieri di condividere una medesima visione il ricorso alla rete. E siamo molto curiosi di sapere che cosa i ragazzi abbiano recepito di questa pellicola, con questa comicità grottesca, paradossale, iperbolica, che è già stata detta, questa maschera, l'ultima grande maschera italiana, che è appunto Fantozzi, che tanto ha segnato il costume nazionale anche a livello linguistico. Ma non voglio dilungarmi, abbiamo veramente poco tempo, e allora mi piacerebbe che Milena salutasse subito la platea con una considerazione sul film, magari su perché questo film, e poi ci daremo la parola ad Alfredo Baldi e poi ai nostri critici che condurranno appunto l'intervista. Milena. Buongiorno intanto e grazie di essere qui. Edoardo De Filippo diceva gli esami non finiscono mai e siamo tutti qua sempre in attesa di un esame, oggi per me è anche per me un esame. Allora, volevo dire che ho scelto e ho pensato di così che la rappresentazione della maschera di Fantozzi, di Paolo Villaggio, forse è un po', rappresenta forse quello che tutti al di là di quello che può essere la nostra preparazione, la nostra cultura, il nostro bisogno di rappresentazione, di espressione, lui rappresenta da una parte il bisogno di divertirci di fronte a quello che è un'espressione popolare, di esprimerci come se fossimo dei bambini ancora, di dare sfogo a tutte le esigenze istantanee della nostra vita, cioè. E poi, secondo me, sempre la maschera che lui ha inventato, che non è una maschera solo italiana, ma secondo me è una maschera universale in quanto rappresenta proprio l'essere umano portato naturalmente al grottesco, alla parodia, di cui tutti possiamo sentirci tutti a un certo punto della vita o prima o dopo rappresentanti. Cioè, credo che Paolo dicesse che rappresentava proprio l'emblema della vittima, della persona, del perdente,
prima di tutto nella sua vita quotidiana, nella sua famiglia, una moglie patetica, un po' bruttina, un figlio altrettanto, però alla fine anche il suo sguardo, quello di Paolo Villaggio, così ironico nei confronti della vita, così tutto questo fa sì che penso che vedere un suo film è comunque arricchente e lo possiamo vedere da tanti punti di vista. Condividiamo il bisogno di divertirci e di ritornare anche bambini. E chiediamo ad Alfredo, adesso il saluto anche lui, da critico cinematografico, da storico del cinema. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, io qui non vorrei sentirmi né critico cinematografico né storico del cinema né marito di Milena. Preferisco sentirmi come un ex dipendente del Centro Sperimentale di Cinematografia, che è una scuola di cinema, dopo aver lavorato per 40 anni, dove sono stato per 40 anni a contatto con gli studenti, che nel momento in cui sono entrato avevano preso poco la mia età, erano poco più piccoli di me e con molti dei quali ho fatto amicizia, e nel momento in cui sono uscito, dopo 40 anni, avevo quasi l'età dei miei nipoti, ecco, quindi in questa circostanza preferisco sentirmi come un ex dirigente della Scuola Nazionale di Cinema, con tutti i ragazzi come voi, poco che erano poco più grandi di voi, e questo mi fa un enorme piacere. Del suo ruolo di principe consorte, come ama definirsi. È invece un'aggiunta, un elemento in più che ci dice appunto come la storia di queste due persone sia legata dal cinema. Il cinema ha costituito un grande collante di sicuro. Ma la parola subito a Giovanni. Tengo lontano. Effetto distorsivo che evidentemente. Qual è il motivo? Ci sono due accesi? Laura è due acceso? Tutti spenti. Vediamo. E il computer può essere. No, non è il computer. Proviamo. Vediamo se sono io o se è il microfono. No. Sembra che sia il microfono il problema. Allora, quindi dovremmo arrangiarci con due invece che con tre, evidentemente, tecnicamente parlando è così, va bene. Allora, a me il compito di fare una brevissima presentazione, perché poi daremo spazio, se è possibile, alle vostre domande. Voi vi dovete scorrere le immagini, è stata una breve selezione di fotografie, in realtà avrei potuto fare una selezione amplissima, perché sarebbe andata per un'ora, perché le pellicole di Milena Vukotic sono talmente tante, e la carriera così lunga e così prestigiosa, che selezionare un titolo piuttosto che un altro era veramente difficile. In realtà ecco, ho il compito di ricordarvi, e poi passerò la parola a Massimo per una domanda specifica su Fantozzi e su film che avete visto, ricordarvi intanto, cominciamo così, chi è Milena Vukotic e cosa ha rappresentato nella storia del cinema italiano, in cui diciamo lei si è ritagliata uno spazio di caratterista, talvolta è stata anche protagonista, ma nel corso della sua lunghissima carriera ha invece impreziosito tantissimi film con dei ruoli talvolta, chiamiamoli così, secondari, ma che invece chi conosce bene il cinema sa quanti sono determinanti nel creare una pellicola e dare valore, perché non basta solo
tra virgolette, la star, il protagonista, ma ci sono i personaggi secondari, i personaggi di contorno, quelli chiamati non protagonisti, che in realtà talvolta rendono il film particolarmente importante. Non voglio fare i paragoni, ma sono tantissimi film in cui l'attore non protagonista spicca ben più di quelli che dovrebbero essere definiti come tali. I pellicoli sono tantissimi, sono oltre 100, partono dal 1961, perlomeno così riporta Wikipedia, dove ho già trovato un'imprecisione perché manca un film che è questo qui, non c'è all'interno di Wikipedia, quindi evidentemente è sbagliata. Però poi Nina Rudic ha lavorato in televisione, adesso vedrete fra un attimo proprio l'immagine che proviene dal giornale di Gian Burrasca, che poco fa parlavamo e dicevamo erano chiamati sceneggiati televisivi un tempo, adesso sono diventati serie TV, oppure in inglese TV series, che fa anche più bello, insomma. Oppure sitcom, perché nel caso di Giannone Gian Burrasca siamo nel campo della sitcom. Ha lavorato poi tantissime altre opere televisive, e un'altra che vedete nelle fotografie è Un medico di famiglia, dove ha collaborato per diversi anni nella serie a fianco di Donati. Inoltre ha lavorato in teatro, i registi con cui ha lavorato in teatro sono tantissimi, e magari se non è in questo momento, però è opportuno ricordare che il suo cuore non è solo il cinema ma anche il teatro, oltre che la danza, che è stata il punto di partenza della sua carriera in Francia. Ricordo ancora che Nina Rudic ha ricevuto 3 candidature al Davide Donatello, ha vinto il miglior premio come migliore attrice non protagonista per Fantozzi in Paradiso, ha avuto altre 3 candidature, ha avuto il Ciak d'Oro alla carriera nel 2007, è stata premiata sempre come Ciak d'Oro ancora per migliore attrice non protagonista per Fantozzi in Paradiso, ha vinto la Gloria d'Oro per il miglior attrice dell'Oriente per Vengare a prendere il caffè da noi, che è una delle immagini che vedete all'interno della slide che sta passando, e poi ha vinto anche un prestigioso premio teatrale, il premio Ugo, anzi ne vedi più di uno, il premio Ugo nel 1999 per il miglior attrice non protagonista, il premio Flaiano per la carriera e per l'interpretazione di un altro spettacolo teatrale. Quindi abbiamo a che fare in questo momento con un personaggio, una protagonista del cinema italiano negli ultimi anni, una protagonista che, come ha avuto modo Laura e gli altri che l'hanno accompagnata ieri, è amata e conosciuta nonostante non sia frequentatrice dei palcoscenici bresciani, per cui evidentemente nell'immaginario collettivo c'è, è rimasta, è importantissima, come proprio perché tante volte apparsa nei film e magari non ci ricordiamo il film, però ci ricordiamo di lei per il suo ruolo. Adesso io passo, perché abbiamo i tempi contingentati, quindi non voglio essere troppo lungo, mi sembrava giusto fare una presentazione per tutti voi, così sapete che non stiamo parlando, anzi sapete di che cosa stiamo parlando, e passo la parola a Massimo perché possa fare una domanda. Grazie Giovanni. La mia domanda nasce dall'approccio che aveva Hitchcock quando realizzava un film. La prima sequenza per Hitchcock era quasi obbligatoria, dal generale al particolare. Nel mio caso è proprio questo. Hai lavorato, Elena Vukovic ha lavorato con centinaia di registi, grandissimi nomi, ha avuto quindi la possibilità di vedere come ognuno di loro dirigeva un attore, e quindi la mia domanda è proprio questa. Se preferisci lavorare con un regista con il quale si instaura un dialogo, o comunque segui quelle che sono le sue indicazioni. Nel particolare, nel personaggio di Pina, hai avuto margini di personalizzarlo, di metterci del tuo, o invece Villaggio ti aveva dato delle coordinate precise? Allora, intanto per quanto riguarda la domanda, credo che sia assolutamente indispensabile instaurare un rapporto con il regista, perché ci si conosce, perché si riesce a entrare un po' più in simbiosi, l'attore, io, per andare incontro sull'idea che lui ha del personaggio, e lui per riuscire a tirare fuori da me quello che vorrebbe. E poi è chiaro che ogni volta che io affronto un personaggio, la parte bella è di poter aggiungere
quello che io sento, l'apporto che io posso dare al personaggio che è al di fuori dello schema che il regista o l'autore ha voluto fare. È chiaro che ogni volta è un atto di creazione, è un atto di ricerca dentro di quello che noi possiamo trasmettere al di fuori, secondo gli stili naturalmente, perché dico sempre per ritornare a Fantozzi, è sempre una cosa in più di una recitazione vera, ovvero naturalistica. È chiaro che è un po' la deformazione ogni volta cercando di mantenere qualche cosa di vero che noi sentiamo. Non so se ho risposto più o meno. Sì. A questo punto è stato nominato Fantozzi e spero che i ragazzi abbiano accolto l'invito e chiedo se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, qualche considerazione, se vuole fare una domanda. Ci interessa anche capire, davvero quello che dicevo in apertura, se questa comicità fa ancora presa, se, come diceva Milena, siamo di fronte ad una maschera universale, la risposta dovrebbe essere scontata. Ma è interessante capire da voi. Per cui chiedo se c'è qualcuno tra il pubblico che voglia intervenire, si può avvicinare qui al tavolo e al palco. Faccio una prova, vediamo se funziona adesso. Non abbiate timore, l'attore non ha paura di esporsi. Se qualcuno di voi ha la volontà di diventare attore, è il momento di fare la sua presenza in palcoscenico. Ah, mi sembra che le velità artistiche in questo film, dicevo, per il momento non lo so. Forse si stanno consultando. Potremmo anche procedere. Bene. C'è una domanda. C'è una domanda? C'è una domanda. Benissimo. Io volevo chiederle come il personaggio della pirata ha poi influenzato i suoi altri lavori e se li ha influenzati. Non ho capito bene. Volevo sapere se il personaggio della pirata che ha interpretato in Fantozzi ha poi influito anche in altri lavori che ha fatto dopo in Fantozzi. Se sono stata influenzata, sì, esatto, dal personaggio. Del personaggio. È una domanda molto perspicace, perché è vero che ogni volta che faccio un personaggio mi rimane un po' addosso. Pina, Fantozzi ancora di più, tanto è vero che per strada, non so, mi chiamano Pina continuamente. C'è tendenza a ricordarsi soprattutto di Pina. Però man mano che sono passati gli anni, questa cosa, diciamo, mi è scivolata via e mi sento meno travolta. E questa è anche la bella parte del nostro lavoro, è che ogni volta c'è una nuova maschera che non deve per forza essere una maschera grottesca, ma questa dei vari personaggi che affronto e che rende continuamente viva la possibilità di ricreare e reinventare dei personaggi che alcuni sono già classici, diciamo, come questo della Pina Fantozzi, altri invece sono nuovi, però rispecchiano sempre qualche figura che si è già vista, non solo nel cinema, ma magari
nella storia in generale di tutti noi. Non so se ci sono altre domande. Mi piace molto che Milena parli del lavoro del regista come un lavoro di sostanzialmente un educatore, uno che tira fuori qualche cosa che è dentro l'attore, e l'attore come tutto sommato uno studente che si sta studiando per riuscire a capire bene chi essere, come essere sullo schermo. E c'è un'altra domanda, molto bene, prego. Giusto una curiosità, ma lei ha rivisto o rivede spesso i suoi film? Ma li vedo, no, li vedo raramente, devo dire. Li vedo raramente perché, vabbè, quando lavoriamo siamo troppo presi da noi stessi e da quello che siamo riusciti a tirare fuori. Dopo, forse alla prima, se siamo invitati, riusciamo a vedere la prima, e poi dopo no. Anche se è molto molto utile, perché è il momento in cui si dice: accidenti, avrei dovuto fare questo, ho sbagliato questo, se dovessi rifarlo l'avrei fatto in un altro modo, ed è molto utile, anche se qualche volta è una sofferenza, perché non sempre le ciambelle, come si dice, riescono col buco. E c'è un'altra domanda? Sì, sta arrivando. L'insegnante Luca Vicino. Allora, sono un po' emozionato perché per me Milena Vukotic, da quando ero ragazzino, guardavo alla televisione Giardino di Gian Burrasca, quindi per me è sempre stato... ho letto dichiarazioni ultimamente di Anna Mazzamauro, abbastanza taglienti, sul rapporto che avevo con Paolo Villaggio, e mi ha incuriosito, che è un personaggio che è un po' particolare, e mi ha incuriosito e desiderei sapere quale fosse il clima sul set, perché mi ha lasciato, io ho visto Fantozzi 40 volte, non so, mi divertivo un sacco, non avrei, come dire, pensato, immaginato che ci fossero anche dei rapporti così un po' tesi e conflittuali. Parliamo sempre di Fantozzi, ma dipende dai giorni, dipendeva dai giorni, perché c'erano dei giorni in cui che tipo di scena dovevamo girare, se c'erano delle lunghe attese, allora si cominciava a sentirsi in fase di polemica, ma in generale sul set dei Fantozzi, vabbè, c'era sempre naturalmente Paolo che imperava e che secondo i giorni ci raccontava delle storie, allora eravamo tutti abbastanza allegri, altri in cui non si vedeva, era chiuso nella sua roulotte, usciva solo per fare delle scene. La nuvola, per esempio, che ci cascava addosso. Ma in generale, fra noi colleghi, c'era sempre un clima, diciamo, di serenità, a meno che non eravamo particolarmente preoccupati per una scena. E con la Mazzamauro, io personalmente, insomma, noi abbiamo sempre avuto un rapporto di grande simpatia, appunto perché eravamo questi due personaggi che si contendevano
Fantozzi, e quando lei ha fatto degli spettacoli in scena, gli sono andata a vederla e lei è venuta a vedere me, insomma abbiamo, purtroppo non ci vediamo mai perché la nostra vita è così, facciamo, viviamo insieme come se fosse una grande famiglia, poi ciascuno alla fine del film ci separiamo e ci vediamo così ogni tanto, anche con Paolo, anche con Villaggio, mi ricordo quando sono andata a casa sua, una delle prime volte ho suonato la porta, è venuta a aprirmi la donna e ha detto: signora Maura, c'è la moglie di suo marito che è arrivata, andava lì a colazione, ecco, c'era questo clima di giocosità. No, ma poi fare un film è talmente una cosa, è talmente un'avventura meravigliosa, è come un matrimonio, si vive nel bene e nel male, certe volte con delle tempeste, però è molto emozionante sempre, e credo che questa sia la cosa che conti di più. Buongiorno, scusate, mi permetto di sorpassare gli allievi, io sono un'ex allieva del liceo e nonché aspirante allieva del Centro Sperimentale di Cinematografia, quindi piacevolmente sorpresa, oggi non sapevo che ci fosse. E volevo sapere, a questo punto faccio la domanda ad entrambi, data la vostra carriera alle spalle, quali fossero alcuni tratti, alcune caratteristiche, alcune qualità che possono permettere ad un attore, ad un'attrice di affrontare la carriera in modo quanto più sereno e soddisfacente possibile. Grazie. Allora ci vuole prima di tutto, credo, molto coraggio e una buona dose di incoscienza anche, e contemporaneamente di consapevolezza che quello che si vuol fare si sente molto molto profondamente. Ecco, io in questo senso sono andata avanti, prima di tutto convinta che non potrei fare altro, che non avrei potuto fare altro nella vita, e poi sì, ci vuole anche coraggio, perché non è facile, e tanto lavoro, e sempre di più, perché più si va avanti più uno è cosciente di quanti limiti abbiamo, e come la vera compensazione è proprio il lavoro, l'impegno. E essere sicuri che non si è mai arrivati da nessuna parte, però avere la gioia di potersi, di sentire che si fa quello che si ama, questo credo che sia una grande fortuna e credo che sia indispensabile. Ma per quanto riguarda il centro sperimentale, cioè la scuola, io ho notato che a volte, non dico spesso, ma a volte gli allievi peggiori sono quelli che poi riescono meglio nella professione. Peggiori nel senso che sono indisciplinati, non che sono meno bravi, perché ovviamente in una scuola serve la disciplina. Ma molte volte, che ne so, per esempio, mi è capitato quando ero direttore della scuola, avrei dovuto cacciare via Stefania Rocca per le assenze, o anche Riccardo Scamarcio, perché anche lui faceva tante assenze, e invece poi sono rimasti, sono diplomati e sono diventati dei bravissimi attori. Quindi insomma, anche l'indisciplina
che però non è mai consigliabile, però insomma a volte appunto è caratteristica di attori che poi diventeranno bravi. Volevo chiederle se secondo lei il fatto di interpretare un personaggio per molto tempo può influenzare anche il carattere poi dell'attore perché si ritrova oppure comunque sì, è influenzato. Sì, è un po' la stessa domanda che mi ha fatto prima la tua compagna. Indubbiamente c'è questo rischio, c'è e bisogna anche un po' combatterlo perché, come dicevo prima, quando si va avanti il personaggio, soprattutto quando si fa un personaggio che è sempre quello a lungo, rischia di far parte un pochino del nostro modo di pensare anche fisicamente, per esempio il personaggio del medico in famiglia, la moglie di Nino Banfi, che è questa signora un po' snob, la nonna Rica, sì, nonna Rica, che è un personaggio un po' snob, che camuffa. Chiedo scusa. Camuffa con la sua. Non volevo fare quello, evidentemente. Con questo atteggiamento un po' supponente, camuffa un grande dolore che lei ha perso una figlia che era la sorella della Pandolfi, le primissime puntate, e lei sviluppa questo bisogno di essere vestita sempre un po' sopra le righe, un po' snob, ecco. E sono personaggi che per un po' poi rimangono anche nel nostro modo di esprimerci e poi si perdono. Però è vero che un personaggio quando si interpreta, si studia molto, rischia poi di lasciare un pochino la scia, diciamo, di quello che è, ma poi passa. Un'altra domanda. Penso che questa debba essere l'ultima perché lasciamo poi un'altra domanda agli intervistatori e poi dovremo chiudere. La mia domanda è di tutti i ruoli che ha interpretato nelle varie, numerose pellicole in cui ha lavorato, ce n'è mai stato uno che ha fatto, cioè, ha fatto fatica a calarsi o comunque non si riconosceva nel personaggio tanto da far fatica a interpretarlo? Tutti i personaggi sono faticosissimi, ma veramente tutti, perché tutti richiedono uno scavare dentro, eccetera. Devo dire che magari questo avviene più in teatro che nel cinema, perché in teatro, insomma, ho fatto Beckett, in teatro ho fatto, ultimamente ho fatto in teatro il personaggio di una scienziata del Settecento che aveva avuto la possibilità di studiare, Émilie du Châtelet. Ecco, sono personaggi che sono molto difficili in quanto ci portano al di fuori della realtà e ci costringono anche a cercare veramente più lontano. In cinema è tutto. Io trovo tutto complicato, ma mi piace così perché non c'è niente di veramente tradizionale, sono tutti dei caratteri, per cui sì, la risposta è sì, che ci sono dei personaggi che proprio non saprei indicare appunto più in teatro che in cinema. Però, non so, anche delle cose in cui mi sono, diciamo, espressa senza parlare, anche quello è difficile,
e questo è avvenuto magari con Tarkovsky, è avvenuto ultimamente con un cortometraggio che ho fatto, che deve ancora essere montato, che ho finito 10 giorni fa, che si chiama Stanza numero 5, ed è un personaggio che è muto, che è molto molto importante in quanto eravamo in due. Ecco, direi che questi personaggi in cui c'è meno possibilità, perché o un cortometraggio oppure una parte minore, quelli sono ancora più impegnativi. Personaggi muti, ma adesso vogliamo mostrarvi uno spezzone di film in cui Milena è impegnata in un monologo. E tu mi toccate più il santo Dio che c'è di male, io non lo capisco. Perché io mi guardo quei giovani, non li fate più belle. Sempre le tute, i capelli corti, di che avete paura? Tu domani devi essere bellissima, una donna bellissima. Tu non devi smettere di essere una donna perché ti è morto il marito. Non dormivo più, non lavavo più, non mangiavo più, me ne stavo sempre chiusa in casa, mi vergognavo così tanto. Ma poi passa tutto. E sai quando passa? No. Quando capisci che la prossima sei te. In Italia e anche all'estero, perché poi non bisogna dimenticare che lei ha lavorato con Tarkovsky, che però era un film italiano, ma anche in Francia parecchi anni, tra cui naturalmente la collaborazione con Buñuel, che forse voi giovani generazioni non conoscete, ma che è un regista importante della storia del cinema, importantissimo. In realtà Milena ha lavorato con tanti registi che hanno fatto la storia del cinema, Fellini, Tarkovsky, Buñuel, la lista poi è talmente lunga che poi è la storia del cinema italiano. Scola, che è anche importante a livello mondiale, Risi e 100 titoli, quindi i nomi si sprecano, è difficile anche ricordarseli tutti, il rischio di dimenticarsi. Allora, e quello che nella sua carriera però è molto colpisce è la versatilità, cioè il fatto di aver affrontato delle sfide sempre per ruoli diversi, questo che è molto molto importante, cioè non aveva paura di fare un film di Buñuel surreale, molto... E oppure la, il ruolo della prostituta in Bianco, Rosso, Verdone, per cui quello che sorprende è la gamma di capacità interpretative. Volevo sapere le sue scelte in base a cosa sono determinanti, cioè quali sono state
la linea che si è data a livello artistico per scegliere le diverse pellicole, e poi naturalmente la fortuna di aver incontrato tanti grandi registi. Ma ogni volta le scelte sono diverse, qualche volta mi attira prima di tutto naturalmente il personaggio, oppure mi attira il regista, oppure mi attira proprio nell'insieme la storia. È una sfida continua, è una sfida, una battaglia, e anche buttarsi un po' nella possibilità di sognare, di ogni volta rischiare anche di cadere in un incubo, perché non è tutte le volte il risultato, non è tutte le volte quello che si è immaginato, ma ancora una volta è la regola del gioco, e finché possiamo dire che stiamo giocando, che ci stiamo facendo come fanno i bambini, che si mettono lì e dicono: io sono il generale e tu sei la vittima, e noi giochiamo, ci inventiamo appunto queste maschere, allora possiamo essere sicuri di continuare a fare un meraviglioso gioco. Ecco, la mia domanda è... la sintetizzo, come tutti, quando ci sono momenti molto piacevoli come questi, a monte c'è sempre un lavoro di preparazione. Si conosce il personaggio, l'attrice Milena Vukotic, con chi ha lavorato, e si cerca di approfondire e anche di dare voce a quelle che sono le proprie sensazioni costruite negli anni con lo studio e la visione di film. La prima cosa che ho subito notato E quanto sia difficile fare domande a Milena Vukotic, non perché lei non abbia la cordialità, la capacità, la profondità di pensiero a rispondere, perché proprio in virtù di tutta quella che è stata la sua carriera, guardando, documentandosi, ti accorgi che tutti fanno più o meno le stesse domande, ma che sono legittime, perché tutti noi amiamo Fellini, Buñuel, e quindi vogliamo sapere dalla voce di chi li ha conosciuti, è stata vicino a loro, che cosa poteva significare quel tipo di esperienza. E allora vengo alla mia domanda, infatti non per piaggeria, volevo ringraziare non solo i ragazzi per l'attenzione che hanno dimostrato in questo incontro, ma anche per essersi esposti a delle domande che non è facile porre. E ieri si parlava, siamo tutti reduci dal Festival di Venezia, e a loro ho raccontato un episodio. Io ho conosciuto Luca Guadagnino in quel contesto, che non era nessuno. Io non amo molto il suo cinema, ma ne riconosco le sue qualità. E allora voglio invertire, proprio perché siamo davanti a una platea di ragazzi giovani che potrebbero pensare anche al cinema come lavoro artistico. E molte volte giovani registi non hanno, al di là del loro talento che emergerà nel futuro, la possibilità di trovare porte aperte. Per me l'esperienza di Guadagnino è stata molto interessante. Rovesciamo proprio quasi l'assioma regista-attrice, perché Guadagnino ebbe la fortuna di conoscere Tilda Swinton, che era, come te Milena, un'attrice visibilissima, riconosciuta. E Tilda Swinton ha visto il talento di Guadagnino e si è attivata per aiutarlo. Ti è mai capitato di incontrare giovani registi, coglierne il talento e spenderti un po' per loro? Ma io sono reduce da 4 o 5 cortometraggi che ho appena fatto. L'ultimo l'ho finito appunto pochi giorni fa, ed è un giovane regista, Rosario Capozzolo,
che per il momento non è ancora noto e che sono sicura che diventerà importante perché è pieno di talento. Poi ho fatto, insomma, tutti i cortometraggi che ho fatto, ne ho fatti mi pare 5 o 6 in questi ultimi 2 anni, che naturalmente è più facile fare i cortometraggi perché costano meno, perché e io sostengo sempre che è molto più difficile fare un cortometraggio che un lungometraggio, per tutti, per il regista perché deve condensare in 15 minuti, 20 al massimo, non quanto può durare un cortometraggio, o 10, deve condensare una storia, raccontare una storia con degli interpreti e così. E l'attore anche deve condensare degli umori, dei pensieri così, con pochissimo tempo e possibilità di muoversi. Dunque è molto difficile. E per fare un cortometraggio bisogna veramente essere molto preparati. E allora, per tornare ai giovani registi, sono molto per la quale penso che bisognerebbe dare più possibilità ai giovani registi di poter fare anche dei lungometraggi. Questo naturalmente è più difficile perché il mercato vuole del cinema che sia già, che abbia un minimo di popolarità, di riconoscibilità, e di conseguenza il regista deve avere un nome, e così quelli che avrebbero veramente le possibilità di emergere hanno più difficoltà. Per questo una scuola con il centro sperimentale o le scuole di cinema in generale, anche all'estero, danno forse un po' la spinta per poter emergere, perché hanno questa preparazione anche produttiva che è più vantaggiosa rispetto a un giovane ragazzo che faticosamente mette insieme una piccola produzione. In questo le istituzioni cinematografiche sono, credo, una possibilità in più, o mi sbaglio? Bene, il tempo davvero stringe. Devo dire che questo ultimo intervento di Milena ci riporta al tema anche book trailer, perché il book trailer è davvero un corto che consente ai giovani che vogliono sperimentare le loro capacità di fare prova di sé, di mettersi alla ricerca, e che trovano ascolto anche in situazioni come quella appunto che cerchiamo di gestire, che è il book trailer Film Festa. Però io vorrei chiudere, purtroppo dobbiamo chiudere, a meno che tu non riesca a dire una battuta al volo, perché abbiamo veramente 2 minuti, su questo tema delle scuole di cinema che è molto importante, e ti lascio la parola e poi chiudiamo, e grande applauso con foto di gruppo. Io sono dell'idea che le scuole di cinema siano estremamente utili, e quindi se voi volete fare una scuola di cinema, volete dedicarvi a questa professione in futuro, fatelo con grande entusiasmo, ricordandovi che non esistono solo i registi e gli attori. Le scuole non sono solo di regia e recitazione, ma nel cinema ci sono moltissime altre professioni importanti. C'è il direttore della fotografia, c'è lo sceneggiatore, c'è il fonico, c'è lo scenografo, c'è il costumista. Insomma, le professioni importanti del cinema nel quale si può avere una grande soddisfazione sono tante. Certo. Scusi se dico, ci sono 2 accademie qui a Brescia che hanno proprio questa funzione. Certo, poi il nome del cartellone
è quella dell'attore o al massimo del regista, però se uno non bada soltanto all'apparenza, ma bada alla sostanza, cioè al proprio lavoro, alla propria professione, al proprio impegno, anche le altre professioni del cinema sono ugualmente importanti. Giocare e sognare, questo significa fare cinema ma anche vivere. Grazie ragazzi.